Queste fanno capo a periodi in cui, non disponendo magari delle analisi e elementi finiti di tipo Shell, come hanno preso campo ovviamente dagli anni 90 in poi a livello generale, c'erano i primi software che si muovevano soprattutto come risoluzioni di sistemi di aste, quindi lavoravano appunto a campo monodimensionale, e quindi l'idea di poter in qualche modo escogitare dei meccanismi che rappresentassero una struttura di tipo bidimensionale con insiemi reticolari era anche scaturita dall'esigenza di usare gli strumenti che erano disponibili a quel tempo. Comunque queste ricerche erano state fatte e noi diamo appunto anche la bibliografia legata a questi tipi di indagini, e comunque era nota già da tempo l'equivalenza attraverso lo stato di deformazione piano di un elemento reticolare con un elemento appunto che in realtà ha una superficie continua. Ovviamente si creano dei nodi, come in tutti gli elementi finiti, che sono in contatto tra diversi elementi contigui, ma l'importante è che questo elemento, che ha una sua continuità, può essere rappresentato da aste di un reticolo. Ci sono tutte le equivalenze per tenere conto sia del comportamento nel piano e anche del comportamento fuori piano, che sono un po' le analogie tra liccio e graticcio, sono note dalla scienza delle costruzioni. Ora, perché questo tipo di analogia può essere valida anche per una struttura a muratura? Perché se ci si limita al campo elastico è un'analogia che va anche bene, in fin dei conti, perché comunque noi non siamo in una situazione di fessurazione o di lesionamento tale della struttura che possa far pensare alla non validità delle relazioni elastiche. Chiaramente anche qui bisogna stare attenti al campo in cui si opera, perché se siamo di fronte invece a una struttura già ampiamente fessurata si pone il problema poi di identificare le parti reagenti iniziali in cui dobbiamo schematizzare la struttura. Però supponiamo di partire, per esempio, per un'analisi di vulnerabilità di un elemento che non ha lesioni significative apparenti, proprio da poterlo considerare nella sua geometria completa. Ecco, le analogie comunque fra strutture reticolari e pareti in muratura sono state studiate in passato anche in vari altri modi. Per esempio, questo è un lavoro del professor Lenza che fu pubblicato in Ingegneria Sismica nel 1989, che fa capire bene come in realtà ci sarebbe tutto un altro modo alternativo da affrontare la verifica anche piana delle pareti, che, e non sarebbe un risultato da poco, libererebbe anche da tutte quelle incertezze sul comportamento delle fasce che per esempio abbiamo visto nei modelli elastici proposti dalla normativa anche attuale, che anche noi ovviamente abbiamo accolto e implementato in PCE, e comunque lasciano un po' in sospeso quei comportamenti a presso pressione delle fasce sopra le aperture che insomma destano sempre perplessità. Il fatto stesso delle presso pressioni nei maschi che a volte devono essere considerate, altre volte forse hanno meno valore. Ecco, c'è un modo in cui si potrebbe in fondo, schematizzando la parete in modo reticolare, ritrovarle automaticamente queste cose, cioè non essere noi a pensare che una fascia non reagisca oppure il pannello non debba avere resistenza a presso pressione. Ecco, in effetti in questo modello di Lenza i maschi murari sono schematizzati con dei tralicci che hanno una loro determinazione attraverso delle equivalenze sulle rigidezze, come appunto identificazione dello stato iniziale della struttura, e le fasce murarie sono rappresentate da delle bielle sostanzialmente inclinate. Ecco, quando l'azione sismica comincia ad avere un certo incremento, cambia lo schema della geometria resistente. Qui ci sono diversi tipi di analisi di questo tipo. Comunque, questo per farvi capire da questa figura che alla fine da uno scheletro iniziale completo si arriva alla geometria resistente finale, come mandando semplicemente fuori gioco le aste che raggiungono la trazione. Quindi la non linearità della muratura entra in gioco non tanto in un'alterazione dei moduli elastici, ma nel fatto che vanno fuori gioco appunto le parti che entrano in trazione. Quindi questo ripercorre abbastanza bene lo studio della geometria resistente della muratura, che appunto è caratterizzata proprio dal fatto che durante l'azione sismica cambia la propria geometria, è da lì che deriva sostanzialmente la non linearità. Quelle che da altre parti chiamiamo lesioni o fessurazioni o verifiche a presso pressione a taglio non soddisfatte, in realtà fanno capo in uno schema appunto a traliccio a parti in trazione che non possono più reagire per la muratura, perché in realtà
bisogna pensare che il fenomeno fisico è più vicino a questo rispetto all'altro, perché le questioni di creare delle verifiche a pressoflessione o a taglio per fessurazione diagonale sono un modo per interpretare quello che accade nel solido murario e ricondurlo a delle verifiche, diciamo così, più consuete per noi. Ma la verità è che non è che la parete entri in pressoflessione, entri in taglio, la parete ha delle zone che si lesionano perché alcune parti non reagiscono più a trazione. Poi globalmente la ritraduco come taglio o pressoflessione, ma quello che accade realmente è questo. Quindi alla fine il fatto che alcuni elementi siano andati fuori gioco ci porta appunto a uno scheletro resistente che dipende dal verso dell'azione sismica, dalla geometria, da tanti altri aspetti, però il concetto fondamentale è quello. Quindi l'idea di unire questa relazione che poteva essere valida in generale per i solidi elastici a un modo di affrontare la muratura di tipo reticolare è quello che ha portato appunto alla... Ecco, quello ha portato a cercare di schematizzare appunto delle strutture di questo tipo. Questa è la sezione di una basilica, di una struttura monumentale, è un lavoro importante a cui ho avuto modo di partecipare e a cui confido insomma di poter dare una visibilità in tempi abbastanza rapidi. Comunque al momento vediamo queste cose. Ecco, è stata analizzata con questo criterio questa cupola, e questa cupola è la stessa, l'ha fatto vedere appunto il professor Camata nell'intervento precedente, proprio perché di fronte all'importanza di un oggetto di questo tipo era chiaro che si poneva il problema, dovendo comunque condurre delle analisi semplificate, di non essere fuori strada, cioè di poter comunque avere un'attendibilità ad un risultato raggiunto. Però quello che facciamo può essere applicato a livello di principio a qualunque elemento dell'edificio monumentale, non è necessario neanche avere un'opera di importanza eccezionale. In fin dei conti sono criteri operativi che si possono trasferire ad altri casi. Questa cupola tra l'altro ha avuto una storia molto particolare, perché ebbe sostanzialmente un lesionamento tale che ne portò a doverla rimuovere completamente negli anni 20, e fu ricostruita nel 1935 inserendo tra l'altro all'imposta un cordolo in cartuzzo armato e degli anelli d'acciaio a un paio di livelli, anelli appunto circondavano la cupola stessa. Questo è un modellino appunto fatto col PCE. E prima di entrare nella questione della muratura reticolare si è provato appunto a studiarlo con le altre tecniche che c'erano a disposizione, quindi per esempio provando a estrarre un arco elementare e studiare in questo modo il comportamento fuori piano, perché chiaramente l'altra equivalenza, cioè quella di tipo reticolare, tende più a rappresentare il regime membranale, cioè quello che appunto porta alle fessurazioni per un comportamento nel piano della struttura. Tra l'altro l'estensione a una superficie curva è anche un passo successivo rispetto a quello del metodo originario, però può essere consentito in fin dei conti col fatto che si lavora su elementi piuttosto piccoli dove il piano è quasi coincidente con l'elemento curvo. Qui ci sono varie considerazioni, comunque questo è un semiarco dell'arco completo, va bene, le varie condizioni di carico che abbiamo introdotto inizialmente nel software, quello che abbiamo dedicato alle volte, cioè con lo schema rigido fragile, che è lo schema più noto, quello più testato da tempo e che quindi diventava un riferimento per questa struttura. Ecco, queste sono alcune delle analisi fatte appunto su questo arco, dove si è realizzata i risultati dell'analisi statica appunto con la posizione della curva delle pressioni. Ecco, non so se la vedete, comunque questa linea che è tutta interna, anche se tende un pochino verso le reni a fuoriuscire, perché tra l'altro la forma non è ovviamente circolare, è uno spessore variabile, quindi è una forma appunto che si discosta abbastanza da quella circolare. E poi c'è il diagramma dello sforzo normale e degli angoli di scorrimento che rappresentano il taglio, perché anche il taglio ha la sua importanza in queste modellazioni, in quanto c'è anche una biella tangenziale che rappresenta appunto l'attrito fra i conci murari. Ecco, poi i risultati dell'analisi sismica, che sono questi.
hanno portato appunto a studiare la formazione delle cerniere nella sagoma dell'arco. Questo è l'ultimo stadio staticamente ammissibile, appunto tre cerniere, perché l'istante dopo andrà a formarsi la quarta, e i vari parametri. Scusatemi, in questo modo lo uso male. Torniamo così, come si farà, si metterà. Ecco. E quindi ci sono appunto i vari valori delle grandezze rappresentative, e questo è il cinematismo di collasso, cioè quello che si prevede sia appunto il modo in cui avviene la rottura di questo arco elementare. Chiaramente si tratta di un arco estratto dalla cupola, quindi non è rappresentativo del comportamento proprio spaziale completo, dove l'unione tra tutti i vari archi crea appunto un vincolamento maggiore. Però è anche vero che rappresenta appunto uno stadio significativo dell'analisi. Qui risulta un moltiplicatore di collasso pari a 0,119, che è piuttosto basso, cioè applicando appunto forze orizzontali, 0,119 significa l'11,9% del peso rispondente messo appunto in direzione orizzontale, fa formare questo cinematismo. Ecco, dopodiché siamo passati ad analizzarlo con quello schema di conci e giunti murari, che è lo schema alternativo, è stato messo a punto per PCE, per vedere se con il modello di forze proporzionale alle masse, quindi quello che è già disponibile appunto dentro al software SAP, si ritrovava gli stessi valori, quindi valori comunque analoghi. Quindi questo è avvenuto perché questa è la distribuzione di forze che qui l'avevamo chiamato la E, comunque questa E è proprio quella proporzionale alle masse, che è da 0,105, quindi un valore molto simile a quello 0,119 ricavato precedentemente. Questa è una curva, diciamo così, che più che curve assomigliano appunto a dei tratti che poi hanno un comportamento fragile, cioè a un certo punto arrivano dopo una forte rigidità iniziale, perdono un po' appunto elasticità, ma poi arrivano a un crollo improvviso, che rappresenta appunto di fatto il modo di comportarsi di questo tipo di strutture. Ecco, questi risultati dell'analisi sismica rendono questo modello convalidato rispetto appunto a quello dell'arco precedente. Ecco, inserendo poi un certo valore di resistenza a trazione nel giunto di Malta, e questo era importante appunto questo passaggio, perché questo non lo si può fare appunto nello schema del rigido fragile, ma lo si può fare in questo nuovo schema, si ha un aumento del moltiplicatore di collasso che arriva a 0,433. È un po' la stessa cosa che diceva anche il professor Camata prima, cioè che quando si cambia la resistenza a trazione anche minima delle parti componenti di questi solidi, si può avere un incremento anche significativo della capacità della struttura. Ecco, quindi questo 0,833 rappresenta il risultato con cui si può catalogare questo comportamento fuori piano, pensando a una resistenza appunto della malta a trazione pari a 0,25 MPa, che è quella tra l'altro usata appunto nel modello che è stato fatto vedere prima. Poi ci sono molte altre considerazioni sulle reazioni di imposta e così via. Comunque, a tutti gli effetti è una struttura di questo tipo, manipolabile con PCE e con i semplici comandi sono già disponibili, quindi non ci sono in fondo cose molto strane da fare. Questa invece è la modellazione sempre fatta con PCE con lo schema reticolare. Questo schema reticolare richiede preventivamente la generazione di questo tralicino, che attualmente viene fatto con un'utilità a parte, e che poi vedremo insomma se l'utilizzo diventerà anche quello, speriamo, di questa parte del software, potrebbe avere anche delle evoluzioni nel senso di facilitare maggiormente la creazione di queste superfici. Comunque le equivalenze sono abbastanza semplici, in sostanza si passa appunto dai rettangoli o dai quadrati rappresentativi dei singoli elementi alle aste che lo compongono. Le aste poi possono essere inserite direttamente via CAD, e quindi anche questo insomma facilita poi la gestione di questo tipo di struttura all'interno di PC. Comunque questo è il modello reticolare, dove ogni asta ha una relazione ovviamente con le dimensioni geometriche dell'elemento e il tipo di materiale che la costituisce. Allora, fra l'altro si sono potuti in questo modo anche inserire gli anelli in acciaio, perché gli anelli in acciaio non sono altro che ulteriori aste caratterizzate appunto dal materiale acciaio, che sono vincolate a quelle reticolari della muratura.
Ecco, alla fine, ecco, vi faccio vedere appunto la distribuzione delle masse.